Stamattina sui giornali si parla molto del fatto che ieri il CDA di Marche Multiservizi abbia congelato le iniziative volte alla realizzazione di una discarica a Petriano, nel comune di Petriano. Bene, intanto prendo atto che ci sia stata questa frenata, però congelata non vuol dire che si fermi l'iniziativa. Ieri il CDA di Marche Multiservizi, conscio delle difficoltà che sta riscontrando e della protesta popolare che si sta sempre più espandendo, ha voluto frenare, raffreddare, dicendo che sospende ogni iniziativa per 6 mesi, cioè da qui più o meno a fine anno, e chiede la disponibilità di ospitare una discarica di quel genere, quindi di spostare di fatto quel progetto su un altro comune. Allora io mi chiedo se tra 6 mesi nessun comune si autocandidasse ad ospitare quella discarica, cosa succederebbe su Vicenza? Sarebbe ripreso il percorso oppure si stoppa tutto? Io temo che potrebbe essere ripreso il percorso in quel caso. E allora noi, come Regione Marche, così come ci ha chiesto la provincia di Pesaro e Urbino qualche settimana fa, di esprimerci dando un parere sulle normative che consentono o impediscono la realizzazione di discariche di rifiuti speciali nei nostri territori. Noi, con questa norma che io stamattina invio ufficialmente come assessore della Regione Marche alla provincia di Pesaro e Urbino, dove noi ribadiamo tutte le normative vigenti che comprendono, diciamo, la materia di autorizzazione per le discariche, ed in particolar modo mettiamo in evidenza il fatto che per discariche di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da imprese ed industrie, la legge regionale attuale prevede che la distanza minima dai centri abitati debba essere di 2000 metri. Se invece, come pensa di interpretare Marche Multiservizi, quelli dovessero essere considerati rifiuti urbani, quindi poter andare a 500 metri, allora quella discarica dovrebbe essere prevista nel piano provinciale dei rifiuti, quindi approvata dall'ATA provinciale da tutti i comuni, e non è così, non è mai stata prevista quella discarica. Inoltre, i rifiuti in quel caso potrebbero essere reperiti solamente nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino e non potrebbero venire da fuori. Allora, non si può pensare la botte piena, la moglie ubriaca e magari l'amante nell'armadio. Occorre mettere in fila le cose come sono. Se è una discarica per rifiuti speciali, per le norme regionali, deve stare a 2000 metri. Come io ho sempre detto negli incontri pubblici, sulla stampa, rispondendo delle interrogazioni in consiglio regionale, e oggi lo mettiamo per iscritto alla provincia di Pesaro e Urbino. Se invece è una discarica per rifiuti urbani, allora richiedono all'ATA di inserirla nel piano dei rifiuti provinciali, la approvino, la prevedano, però si possono portare solo rifiuti provenienti dall'interno della provincia e devono essere in quel caso rifiuti urbani, non rifiuti speciali non pericolosi. Delle due l'una, ecco, questa è la risposta della Regione Marche.